Il magico viaggio musicale. La banda sta andando ad Atlantide con una nave magica volante che funziona grazie al canto, anche se sembra un po' strano, da queste parti è perfettamente normale. Chi l'avrebbe mai detto? Zucche vuote, avete trovato la metà mancante dell'amuleto di Atlantide? Oh, e che cos'è l'omelette di Atlantide? La leggenda dice che mettendo in... Ma le voci sono sbagliate. Si aprirà finalmente la via per Atlantide. E vai! Ah! Wow. Boiade! La Madonna! Ma è un gettone quello! Ah no, è... è il pezzo davanti del furgoncino. A parte nave. Potevano scriverlo benissimo che è un autobus. Ragazzi, dopo tutte le emozioni del museo, è giunta l'ora di un rilassante intermezzo musicale. Aspetta che le note arrivino al punto giusto. Non batterle in anticipo. Se commetti troppi errori o non batti le note, la nave finirà il carburante prima di raggiungere Atlantide. Dopo il turno di ognuno di noi, riceverai un punteggio da Mr. Crab, che si è gentilmente offerto volontario come giudice, ma continua a tenersi le monete che cadono sotto i sedili. Eh beh, vedi tu, è un written game in pratica. Va bene, lo accetto. Ok, si fa con le frecce, niente di difficile. Va bene. Ma Plankton in tutto questo? Wow, è così strabiliante da lasciarmi totalmente strabiliato. E invece parli. Ok. Tocca a Squiddy. Ah! No, aspetta, scusami, in che punto io dovrei premerle? Dove, al centro o dove c'è il coso? Perché non è... Ok. Basta che le premo, perfetto. Cioè non c'è differenza di dove stiamo. Però vorrei rifarlo da capo, perché non era molto chiaro. Con questo potrei arrivarci all'oro, sai? Ma a parte che Squiddy manco sta suonando. La 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 la. Pronti e via! Per un bambino ammetto che potrebbe essere difficile questa parte, eh? Questo cantacarburante è di prima qualità. Eh beh, vedi tu, a parte... Ok, Sandy con la chitarrina. Mi chiedo Patrick, secondo Patrick col triangolo, secondo me. Allora, è una chitarra texana, però il suono è un ukulele, quindi diciamo che non conta proprio quello che... Ecco, ora sì. Tan tan tan. No, merda, ho sbagliato gli ultimi due. Questo canta canta. No, che nervoso. Mi ha fregato all'ultimo perché l'ha cambiati. Che palle. Ah, SpongeBob canta. Ok. SpongeBob canta neo-napoletano, secondo me. Neo-melodico. SpongeBob fan di Gigi. Vai. Nel tempo libero, cover band di Vasco Rossi, SpongeBob. Preparati, Atlantide! No! Che comunque è più a tempo. I tasti comunque sono...
coerenti di molti altri giochi musicali che ho giocato nel tempo. Complimenti per l'interpretazione. Però mi sa che è un livello abbastanza veloce questo, sai? L'ultimo. Atlantide, ti onoro. No, dai, non di dirmi che canzone. Suona la pancia. Si dà gli schiaffetti sulla pancia lui. Perché l'ho già sentita questa? Quella, Patrick, bello difficile. Gustoso. No. Sto cantando. Ah, stava cantando, ok. Non l'ho neanche guardato. Gustoso. Perché ho concentrato sui tasti. Ding dong. Ding dong. Sto cantando. Gustoso. Se non mi danno l'oro per questo. Sto cantando. Gustoso. Ding dong. Oh, ding Patrick, dong. Bello tosto, eh. Sto Ma in realtà anche tutto il minigioco è difficilotto per un bambino. Ha le prime cantando. Armi con questa roba. Cioè, non è difficile come minigioco, però per un bambino dell'epoca poteva essere bello tostino questo, eh. Questo poteva essere niente male. Dolce musica. Nel cassetto porta oggetti. La 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 la. Sì, Star Wars. Guarda, genio! Sono sicuro che nella versione cartone animato di questo episodio queste siano le canzoni ufficiali che loro cantano durante il viaggio. Ognuno dice qualcosa durante la canzone. È classico di questi episodi fatti così. Oh, comunque a livello di tasti e di ritmo soprattutto è tutto abbastanza coerente. Cioè, nel senso, il ritmo che io sto schiacciando coi tasti è quello che la musica segue. Fatto benissimo. Come fa a saperlo lui? È fatto benissimo. Quindi Mr. Crab no, non canta lui, dice nulla. Vincete un amuleto d'oro quale ringraziamento per il vostro contributo alla canzone. E che t'aspettavi? T'aspettavi di meno? Ma quindi scusami, io ho sempre avuto monete d'argento ora. Nel negozio? Ok, quindi le cose di solito costano 2. Quindi basta in teoria arrivare sempre agli argenti per poter avere tutti gli oggetti. Anzi, in realtà, se la penso bene come credo, secondo me il gioco è strutturato in questo modo. Più avanti ci sarà roba che costa tipo 3. Il problema è che questo gioco, se tu vuoi avere quelli di bronzo, devi farti di nuovo il livello, ma male, per avere il bronzo, giustamente. È un po' una cavolata, parere mio. Poi in realtà magari basta sempre l'argento e il gioco lo finisci lo stesso. Quindi noi adesso abbiamo qualche costume, giusto? Sì, abbiamo un cappello da pirata, abbiamo gli occhiali da sos, abbiamo i baffi. Ma che figata, ma puoi personalizzare tutto. Cioè, puoi anche veramente fare le robe a caso. Però sai che ti dico? I baffi glieli voglio dare. Ma solo SpongeBob, quindi possiamo cambiare? Pensavo anche gli altri. O forse abbiamo solamente lui adesso, eh? O magari non serve a nulla. Magari in gioco non lo vedremo neanche SpongeBob coi baffi.